euroregione.news. Tagliamento Sport e Natura, il fiume che unisce. I due comuni di Codroipo e San Vito al Tagliamento, uniti dal fiume più importante della regione, organizzano insieme una serie di eventi sulle due sponde del Tagliamento, presentato l'evento dalle due amministrazioni alla presenza della campionessa Erika Bagatin, in veste di delegata del Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione Sport City, che annovera anche Codroipo. Leggo sport, natura, ambiente e cultura. A me piace unire queste parole sotto un'unica parola, la parola benessere. Benessere attraverso il movimento, attraverso l'unione di più intenti, e sono queste le mission e le vision della Fondazione Sport City. Quindi questa manifestazione in 3 giorni sarà proprio l'unione di tutte queste forze e verranno messe in campo delle iniziative per il benessere dei cittadini, per la conoscenza del territorio e per ampliare gli orizzonti. Diciamo che Codroipo, mi lasciate passare il termine un po' calcistico, è entrata a gamba tesa come regione a livello di Sport City. Ha portato dei programmi che sono veramente alla ribalta e sono stati posti all'attenzione anche degli altri delegati regionali come esempi di best practice virtuose. Quindi sicuramente questa amministrazione verrà anche contattata per quelli che sono i programmi che metterà a terra, perché tante volte si fa un gran parlare di programmi, di buoni propositi, ma poi veramente calarli nella situazione e metterli a terra, appunto, portarli all'attenzione di tutti è un altro conto. Codroipo ha avuto una bellissima idea a cui abbiamo aderito, perché ha unito ambiente e sport e tutta l'unione con il Tagliamento, che è il fiume particolare perché è l'unico fiume che è rimasto intoccato in tutta Europa. Quindi noi abbiamo aderito volentieri a questo progetto perché mette insieme queste due realtà che a noi come amministrazione è un punto fermo per il nostro programma elettorale. Salvaguardare quindi il Tagliamento, rilanciare lo sport e farlo con il più ampio anche spazio possibile, che è appunto quello delle Grave, che è uno spazio bellissimo che invito tutti quanti a venire a vederlo proprio a Biaiuzzo e a San Vito Tagliamento in questi 3 giorni di festa. Tagliamento senza acqua non è una fortuna, perché senza acqua le nostre falde vanno, purtroppo si abbassano, abbiamo gravi problemi per le nostre rogge. Noi viviamo a San Vito, e come penso anche Codroipo, e vive con le rogge, con le risorgive, quindi noi vediamo che il Tagliamento soffre, e quindi questa pioggia sicuramente ha fatto bene, non basta, però speriamo per questi 3 giorni che faccia un attimo di sereno proprio per realizzare questo evento che Codroipo con noi ha portato avanti con grande determinazione. E un grazie anche a tutte le associazioni sportive che hanno voluto dare una mano per questo evento. Noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con San Vito del Tagliamento, adesso l'abbiamo riallacciato in modo più concreto attraverso questo tipo di iniziativa. Abbiamo un bel feeling con loro perché condividiamo alcuni principi di, come in questo caso, di tipologia di iniziativa. E come ho già detto nella mia dichiarazione, il fiume è una realtà che unisce, che non divide. E questa ne è la dimostrazione primaria. È un fiume che noi dobbiamo salvaguardare dal punto di vista naturalistico, è importante, è un fiume che fa riferimento per noi e per San Vito alla loro realtà. E quindi il fatto di fare delle iniziative a cavallo delle due cittadine ritengo sia un elemento molto importante, oltre ai contenuti delle iniziative, che sicuramente sono di buon livello qualitativamente, ma sono molto variegate, quindi permettono a cittadini di diversa natura e di diverso interesse di essere presenti e di partecipare. Non solo lo sport attraverso il vedere i bambini soprattutto che fanno un'attività sportiva semplice, ma anche sport, attività motoria, chiamiamo così, per i cittadini di qualsiasi natura, di qualsiasi interesse. Quindi dall'andare in bicicletta a fare una corsa lungo il fiume, no, a fare una tipologia di ginnastica molto più naturale, semplice anche per le persone anziane, oltre a tutti gli sport presenti sul territorio. Abbiamo visto che ci sono iniziative per il basket, per la ginnastica artistica, per il calcio, quindi molto variegate, il volley, dovrei citarne tutti quanti, ma soprattutto è un modo anche di avvicinare
una frazione che è collegata adesso in modo importante con una pista ciclabile al centro di Codroipo, che però è visivamente lontana, avvicinarla molto di più a quella che è realtà del nostro comune. E grazie ai cittadini di Auzzo che hanno accolto con molto favore e collaborazione, perché senza la loro cooperazione non faremo niente, per unire questi percorsi di una delle frazioni più lontane fisicamente. Ne abbiamo ancora qualcun'altra, ma vorremmo allargare questo tipo di iniziativa che unisce anche non solo le realtà rivierasche ma anche le nostre 13 frazioni, no? Verso il centro di Codroipo, o anzi, o meglio, il centro di Codroipo verso le nostre frazioni. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.